Allo stadio Raffaele Mancini, Fano e Campobasso si affrontano con obiettivi diversi. I marchigiani per la salvezza, i rossoblù per mantenere le distanze dalla San Benedettese. La partita si sblocca subito a favore degli ospiti. Di Filippo di testa lancia Grandis che con un delizioso pallonetto mette la palla in rete per il vantaggio dei molisani. Si tratta della quarta marcatura per il centrocampista argentino. Sterile la reazione dei padroni di casa con un tiro che termina abbondantemente fuori. I lupi hanno subito l'occasione di raddoppiare. Parisi al centro per Persichini, testa del numero 34, ma questa volta Guerrieri è ben piazzato. Sul fronte opposto, colpo di testa di Mancini, la sfera attraversa tutta l'area senza che nessuno possa intervenire. Sul capovolgimento di fronte, veloce contropiede della formazione di Pergolizzi. Bravo Persichini a lanciare alla perfezione Di Nardo che in posizione regolare non tenta il pallonetto con l'estremo difensore del Fano che gli chiude lo specchio della porta. È l'ultima azione degna di nota del primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia con il Campobasso alla ricerca del gol della sicurezza. Lombari vede Di Nardo, azione fotocopia di 7 giorni fa. L'attaccante si aggiusta il pallone sul destro, ma stavolta il tiro è fuori. È un monologo rossoblù. Corner di Maldonado, la palla arriva sui piedi di Persichini che tira alto da buona posizione. Le azioni offensive degli ospiti si susseguono. Retropassaggio avventato di Roberti, intuisce Persichini che però, invece di controllare, affretta nel concludere, sprecando una ghiotta occasione. Ma nel calcio, come si sa, chi sbaglia troppo viene punito. Koulibaly effettua un traversone, facile per Padovani, tutto solo in area, siglare di testa la rete del pareggio. Gli ospiti si riversano in avanti. Bonacchi, tra i migliori in campo, crossa di sinistro. Di Nardo, di petto, offre la sponda a Lombari che spara alto. Il Campobasso rischia la beffa. Sergio Gonzalez si districa bene in area tra 4 avversari e fa partire un sinistro che sfiora il palo della porta difesa da Esposito. Le ultime azioni sono ancora dei lupi. Di Nardo è abile a piazzare al centro un pallone sul quale si avventa Romero. Il suo piattone termina alto sulla traversa. Il match si chiude con la solita punizione di Maldonado, fuori di pochissimo. Nonostante il pari, il Campobasso allunga sulla San Benedettese, sconfitta in casa dal Notaresco.